degli esteri che hanno tutte le risposte a tutti i problemi complessi di questo mondo, detto da chi appartiene a un partito dove qualche suo collega diceva che tempo fa che dobbiamo dialogare con l'ISIS e mi sento un po' preoccupato. Ma vado oltre, noi non siamo così aspiranti, esperti in geopolitica, facciamo un ragionamento molto semplice, perché nonostante leggiamo più libri, quelli di Buffani probabilmente, perché crediamo che il problema sia uno fondamentalmente. Poi ce ne sono tanti altri, di interesse economico, militare, quello che volete, quello che sto detto fondamentalmente giusto, ma c'è uno fondamentale che è il problema dei problemi, che sono la civiltà o la parte di una civiltà quale islamica, che ha dichiarato però l'Occidente. Del resto basta guardare la storia, un filosofo, un certo dico, diceva che la storia si ripete. Basta guardare la storia e vedere quante volte l'Islam, dalla conquista della Sicilia fino alla Spagna, ha tentato di conquistare l'Occidente, cercando di sottomettere l'Occidente alla cultura islamica e alla legge islamica. Oggi c'è l'ISIS, prima c'è l'Al-Qaeda, durante il periodo Al-Qaeda ci sono altre organizzazioni terroristiche e altri stati che la foraggiavano. L'obiettivo è sempre questo. Certo, non siamo in guerra con l'Islam, siamo probabilmente in guerra con una parte di quel mondo che trova però sostenimento ideologico e non soltanto nelle moschee, nell'Islam che segue tutto il concetto del Corano e che vuole introdurre a casa nostra la legge islamica. C'è chi lo vuole fare con le armi, sono i terroristi, molti dei quali vivono qua e sono cittadini infatti. Altri lo vogliono fare introducendo nel nostro sistema giuridico le loro leggi. Questo è un problema fondamentale, questo avviene perché siamo deboli purtroppo, abbiamo rinunciato a difendere la nostra civiltà, perché è imperata dalla nostra cultura il concetto del relativismo, dove tutti siamo uguali, e invece non siamo uguali. Perché c'è questo problema di culturale che è il primo problema che dobbiamo affrontare. E purtroppo lo vediamo in tanti aspetti. Io qualche giorno fa ho avuto modo di sollevare al Presidente Corona un problema, forse minimale, ma significativo, di vedere degli ospedali non parchi, donne islamiche che entrano in burka o comunque velate. C'è una legge che impedisce di circolare col volto coperto in Italia, vale per tutti i cittadini italiani e stranieri e deve valere anche per le islamiche, prescindendo da tradizioni religiose o culturali, perché la legge è una soltanto, se solo quando faremo rispettare la legge e saremo chiari nel dire a queste persone che in Occidente e in Italia le leggi, il sistema di valori non cambierà per integrare loro, perché l'integrazione è accettata di far parte di una cultura diversa, non cambiando la funzione propria, saremo deboli anche nei confronti delle rivendicazioni islamiche. Allora permettetemi, Buffani, di leggervi e leggere Buffani in un altro passaggio della Oriana Fornaci, che ammetto di aver detto con coraggio, fregandosi della vita del fascismo, la preferenza che abbiamo anche noi, quello che purtroppo in Italia e in Occidente è avvenuta. Rapido a volte diceva Oriana Fornaci, come la mettiamo con la faccenda dello Shador, anzi del Burka, cioè del foro che copre il volto del musulmane più disgraziate, si chiede per una spezzata al prossimo, devo guardare attraverso una finta rete posta all'altezza degli occhi. Come mettiamo con la poligamia col principio che le donne devono contare meno dei cammelli, che non devono andare a scuola, non devono andare dal dottore, non devono farsi come da fare, eccetera. Come la mettiamo col veto agli alcolici la pena di morte per chi li beve? Come la mettiamo con la storia delle adultere lapidate e decapitate? Come la mettiamo con la storia dei ladri che l'hanno esordita, tagliano la mano, al primo furto la sinistra, al secondo la destra, al terzo chissà che? Anche questo sta scritto nel sacro libro, sì o no? E non mi sembra tanto giusto, mi sembra mica tanto fratello, tanto pacifico. Questo è il problema di chi, interpretando la lettera, ciò che sul Corano è scritto, vuole cambiare la vita a casa nostra. Non abbiamo coraggio da tempo di Dio di non accettare questo, spero che questa roba si unisca su questo principio fondamentale che è la difesa della nostra civiltà.